Si è parlato di sistema sanitario, di pandemia e di vaccini oggi a San Pietroburgo. Il presidente della regione Puglia Emiliano ha infatti partecipato a un forum alla presenza del ministro della salute della Federazione Russa Murashko. I russi hanno chiesto a Emiliano quale fosse il segreto degli italiani che li rende uno dei popoli più longevi al mondo. Un sistema che rende uguali le prestazioni sanitarie per tutti i cittadini, buona qualità e stile di vita, dieta mediterranea, cura dell'ambiente e dall'inquinamento, ha risposto il presidente. La Puglia riapre, riapre con il volo aereo che domani riprenderà a collegare Bari e Mosca. La Puglia riapre col Petruzzelli che a Bari vi consente di ascoltare il maestro Muti e la sua orchestra e riapre al turismo internazionale e alla Federazione Russa attraverso questo concerto che è l'evento più importante dello SPIEF, un forum economico, secondo forse solo a quello di Davos, che consentirà all'Italia e alla Puglia di presentare le sue novità in materia sanitaria, di innovazione tecnologica, di cibo. E oggi, per esempio, abbiamo anche parlato di vini, abbiamo spiegato ai produttori di vino russi e ai commercianti di vino russo che l'Italia è una grande produttrice di vino e che la Puglia, assieme al Veneto, ma quest'anno siamo noi i numeri uno, è la più grande produttrice di vino d'Italia e questo ovviamente ci auguriamo possa aprire business, affari, cultura e turismo. Al termine dell'incontro, il governatore pugliese ha donato al ministro Murashko un'ampolla con la manna di San Nicola. E questa sera il grande concerto dell'orchestra del teatro Petruzzelli, diretta dal maestro Biscardi, nella piazza dell'Ermitage di San Pietroburgo. È il primo teatro italiano, la prima fondazione lirica italiana che in periodo di pandemia o post-pandemia, speriamo, va fuori dall'Italia. È il primo tour italiano all'estero e in un posto importante come San Pietroburgo. Contemporaneamente a Bari Riccardo Muti dirige concerti il 2, 3, 4. Insomma, è una settimana in cui Bari e la Puglia sono al centro del mondo musicale.